Anteprima speciale del tradizionale Festival Mozart che parte in piazza San Carlo il prossimo 18 luglio con il raddoppio delle sedie, saranno 2000 e due maxi schermi. Per lanciare l'appuntamento sono molte le iniziative gratuite previste in un luogo insolito per la musica classica, il mercato di Porta Palazzo. Questa sera infatti sotto la tettoia dei contadini è prevista la proiezione del film Così fan tutte con la ripresa dell'opera diretta da Adam Fischer. Tra pochi minuti invece la musica del compositore austriaco sarà diretta da due cori di amatori. Al telefono adesso con noi c'è il maestro Giorgio Chiò che dirige il coro cantabile, quello polietnico. Maestro, buongiorno. Chi sono gli esecutori? Noi siamo un gruppo che si è costituito per l'occasione. Cantabile riunisce bambini e adulti e polietnico, come probabilmente si può capire facilmente, raccoglie studenti del Politecnico. È un modo gioioso di dare via a questo festival con il canto e con il coinvolgimento diretto delle persone. Porta Palazzo è un luogo insolito, ma è interessante per questo tipo di contaminazione. Sicuramente sì, è un luogo per noi dove portare Mozart, ma dove anche cantare i brani etnici, africani, romeni, e cercheremo di allietare le persone anche toccandole direttamente al cuore. E allora la prova succederà poi tra poco a Porta Palazzo. Bona Nox, un canone di Mozart, eseguono cantabile e coro polietnico.